Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente eccoci con un nuovo capitolo delle news, specificatamente quello inerente alle news del mese di marzo. È stato un mese molto molto ricco, molto molto interessante dal punto di vista proprio delle novità e di tutto quello che il panorama del making ci offre e nonostante una situazione decisamente complicata per quanto riguarda l'approvvigionamento di microchip. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo. La prima grande novità del mese di marzo è senza dubbio il kit 6FAB per dotare Raspberry Pi 4 della connettività 5G. È composto da una board con diverse antenne che vengono collegate al Raspberry Pi 4 tramite un bridge nelle porte USB 3. È disponibile in due varianti, con e senza modem. Senza abbiamo prestazioni di 2,5 giga al secondo in downlink e 900 mega al secondo in uplink, mentre con il modem abbiamo un incremento di prestazioni pari al 5,5 gigabyte in downlink e 1 gigabyte e mezzo in uplink. Il kit viene fornito anche con un case che, dotato di ventola, raffredda l'intero corpo macchina nel suo complesso. È senz'altro un'ottima caratteristica, un'ottima implementazione che mancava nel mercato di questo tipo di componentistica. Tuttavia, come abbiamo già detto nell'articolo scritto da Simone, c'è il rovescio della medaglia che è piuttosto impegnativo, ovvero il prezzo. Con il modem, infatti, arriviamo a 595 dollari e senza modem a 175 dollari. Anche lì bisogna vedere se è proprio necessario, si può vedere di fare un investimento. Se non è necessario, magari si possono aspettare tempi migliori quando la crisi del microchip cercherà di allentare un po' la morsa e vedere magari un aggiornamento dei listini. Se però avete bisogno di un'implementazione 5G all'interno del vostro progetto, questo è un ottimo kit senza dubbio da provare e implementare. La grande novità del mese di marzo è senza dubbio la board Arduino Nikla Vision per dotare il nostro Arduino di un modulo che consenta un'implementazione di applicazioni per intelligenza artificiale, edge computing, rilevamento risorse, riconoscimento facciale, lettura targhe veicolo, piuttosto che riconoscimento gestuale o di oggetti. È una board molto interessante perché le dimensioni sono veramente compatte, abbiamo 2,3x2,3 cm. E supporta interamente Arduino IDE, Arduino Web, MicroPython, Arduino Cloud, quindi tutte le più possibili varianti per programmarlo e interfacciarsi con essa. Abbiamo un dual core ST Micro con ARM Cortex M7 a 480 MHz e una memoria flash da 16 MB. La connettività sono le più disparate, abbiamo il Wi-Fi 2,4 GHz fino a 65 MB e il Bluetooth 5,1. Fotocamera è a colori da 2 megapixel e ha una porta USB. È dotato di sensori, quindi ha 6 assi, microfono integrato e sensore di distanza. È chiaramente espandibile con 10 pin di input-output, ingresso analogico con pin PWM e in corrente continua sul pin di input output di 4,7 mA. Il peso è di 2 grammi circa e veramente l'unica, anche qui, nota, tra virgolette, un po' dissonante è data dal prezzo. Infatti, per portarvelo a casa dovrete sborsare, tra virgolette, 95 dollari. Purtroppo, ora come ora, siamo messi così, la crisi del chip, come abbiamo già ampiamente detto, ma lo dobbiamo ribadire, impera e quindi ogni cosa ha subito un aumento vertiginoso. Però anche qui, se dovete utilizzare Arduino per un progetto simile, questo è veramente un ottimo dispositivo che vi consigliamo di utilizzare. Proseguendo il nostro viaggio nelle news del mese di marzo, non possiamo fare a meno di citare il nuovo progetto
perché questo è un vero e proprio progetto, non è soltanto un dispositivo, il braccio robotico RP2040++ di Arduino. Si tratta, come detto, di un dispositivo che va oltre il mero oggetto che muove un braccio per spostare cose o farne funzionare altre. È veramente una piattaforma che potrà essere utilizzata per scopi educativi in scuole e università, quindi materie tecniche, progettazione e apprendimento. Il kit che viene venduto, ad esempio, in una valigetta è praticamente dotato non solo della vera e propria componentistica per costruire effettivamente il braccio, oltre che degli utensili per poterlo fare, ma di una vera e propria piattaforma di e-learning con istruzioni dettagliate, lezioni e tantissimo materiale didattico. L'unico neo anche qui è il prezzo, essendo destinato a scopi educational orientato a scuole e università, ci aggiriamo intorno ai 600 dollari. Però va detto che si tratta veramente di un investimento perché potete fare veramente qualsiasi cosa con questo braccio. Potete sperimentare lo spostamento di oggetti, potete sperimentare lo spostamento dinamico di un pannello solare in base allo spostamento del sole, montare una telecamera che tracci dei movimenti e tutto quello che appunto vi può venire in mente sfruttando un braccio, questo kit vi permette di farlo. Quindi il prezzo è ampiamente giustificato. Tutte le parti in plastica sono sostenibili, 100% riciclabili, anche l'imballaggio, quindi Arduino ha voluto proprio dare uno sguardo anche al futuro e alla tematica eco. Quindi il prezzo è alto, ma se volete comprare un oggetto che vi possa permettere di seguire uno scopo educational a più ampio spettro, questo è senz'altro un ottimo acquisto. Altro colpo grosso della fondazione Arduino per quanto riguarda il mese di marzo è il Portenta X8, presentato nella Arduino Week del 2022. Si tratta di un system on module ad altissime prestazioni con Linux precaricato, quindi anche qui abbiamo di fronte un prodotto che non è destinato al making, tra virgolette, domestico perché non è fuori budget, ma soprattutto non ha una caratteristica intrinseca adatta a tutto ciò che si può fare in un laboratorio o anche in casa, banalmente, perché soddisfa tutta una serie di criteri strettamente legati all'utilizzo aziendale che purtroppo o per fortuna aumentano il prezzo e quindi lo rendono ideale solo a una cerchia di utilizzatori molto orientati allo scopo professionale. Unisce di fatto le caratteristiche di un microcontrollore che potrebbe essere Arduino tradizionale con un potente processore ARM quad-core compatibile con Linux e più o meno a livello di prestazioni si aggira intorno al Raspberry Pi. Si tratta comunque di una scheda che è molto piccola, nel senso che può essere grande come una gomma da cancellare, grosso modo. E essendo appunto dedicato ad un utilizzo prevalentemente professionale, ha incluso un elemento di sicurezza hardware NXP che gli ha permesso di ottenere la certificazione PSA, la certificazione ARM System Ready e i servizi Parsec. Di fatto stiamo parlando di uno dei primi dispositivi che soddisfa le specifiche di ARMS Project Cassini, quindi veramente è stato fatto un lavoro certosino e un'implementazione veramente veramente ottimale. La scheda vanta, pensate, 9 core di elaborazione e 2 giga di memoria LPDDR4 con 16 giga di storage e MMC. Cioè, stiamo veramente parlando di un qualcosa che fino a qualche anno fa sembrava pura fantascienza nel mondo del making, oltre alle connettività Wi-Fi, Bluetooth e low energy, chiaramente. Quindi, anche qui, se possiamo parlare di nota dolente, è il prezzo. Siamo a 239 dollari e i primi stock dovrebbero essere disponibili a metà del mese di aprile, quindi mettetevi in coda, iscrivetevi alla newsletter e se avete necessità di farne un utilizzo aziendale, questo veramente è un componente da non lasciarvi sfuggire. Un'altra ottima novità per tutti noi maker sono senza dubbio i due dispositivi di Pimoroni
di quale uno che non è ancora disponibile, che è il Pro, Lipo Amigo e Lipo Amigo Pro per l'appunto. Si tratta di un dispositivo che permette di caricare una batteria Lipo collegandola direttamente al progetto e a una porta USB-C. Si tratta di un componente molto piccolo, è grande come un francobollo e quindi ha una capacità di integrazione pressoché totale, con due connettori GSTPH che consentono di caricare la batteria e alimentare il dispositivo allo stesso tempo. Ha un pulsante di accensione e spegnimento e un'ulteriore protezione della batteria integrata. L'articolo di Luigi in questo senso è molto molto completo, nel senso che si raccomanda, come facciamo sempre noi, di stare sempre molto molto attenti quando lavorate con batterie di questo tipo, perché sono molto, tra virgolette, delicate, possono prendere fuoco, esplodere o gonfiarsi. Nel caso in cui vi si gonfi una batteria al litio, non esitate a sostituirla e non maneggiatela ulteriormente. Come detto in apertura, l'Amigo Pro non è ancora disponibile, giungerà sul mercato tra qualche tempo, però grosso modo è come l'altro, solo che ha una protezione ulteriore dalla batteria e un pulsante di accensione e spegnimento con relativo LED associato. Potrebbe essere soltanto una questione cosmetica, come diciamo noi, però potreste valutarlo poi una volta arrivato sul mercato e prendere ciò che più vi piace. Quindi, in definitiva, se avete bisogno di un circuito che vi gestisca la carica e la scarica della batteria collegato all'alimentazione, questo è senz'altro un ottimo acquisto, anche perché si tratta comunque di un qualcosa che potete portarvi a casa con un prezzo di circa 5 sterline e mezza e nel caso dell'amico che uscirà più avanti di 7 sterline e mezza, chiaramente più le spedizioni, però e la dogana perché è in Inghilterra, quindi il costo è abbordabile rispetto a tanta altra roba e vi consigliamo caldamente di utilizzarlo perché veramente può salvarvi la vita. Anche questo video news è finito, vi raccomando di iscrivervi al canale, di mettere un like, ma soprattutto di seguirci e continuare a farci domande sia sotto i video che privatamente sul gruppo Telegram o via mail, perché usciranno altri video nei quali risponderemo con molto piacere alle domande che ci ponete. Quindi grazie per averci seguito e a presto con altre puntate delle news e di tutto quello che abbiamo in programma per voi. Ciao!